Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà sugli acquisti che ho fatto durante questo Black Friday. Tenete conto che qui gli sconti sono iniziati già la settimana precedente, quindi c'erano già dei siti web arabi che appunto facevano già gli sconti, quindi sono riuscita a comprare in anticipo delle cose, diciamo, prima del Black Friday. Poi ho comprato anche delle cose proprio durante il Black Friday, quindi ieri, e purtroppo però arriveranno in Italia, quindi ve le farò vedere poi probabilmente se riuscirò a tornare per, insomma, per Natale, ve le farò vedere poi quando sarò in Italia. Intanto però vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto e che ho qui in Arabia Saudita. Non sono tanti, vi ho già avvisate su Instagram, mi avete scritto quando ho detto appunto che avevo acquistato soprattutto regali di Natale al Black Friday. Ho anche comunicato che ho acquistato un paio di cose per me, ma sono veramente tre cose in croce, quindi magari ci metto dentro anche un piccolo breve video lookbook, magari con un paio di outfit con queste cose che vi faccio vedere. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è dentro un sacchetto che era di Zara, poi però è stato consegnato a mio marito e il sacchetto, come vedete, è diventato così, cioè il sacchetto ha l'apertura, avete già capito cosa ho preso. Comunque questo sacchetto l'avevo consegnato a mio marito perché ho sbagliato a prendere la taglia, non mi chiedete perché, ma ho sbagliato a prendere la taglia. E quindi avevo chiesto ad Andrea di portarla a Jeddah, perché lui appunto lavora a Jeddah, quindi avevo chiesto per favore di portarla là e cambiare, prendere la taglia più piccola. E niente, il sacchetto è diventato così. Comunque, vabbè, allora ve la faccio vedere lo stesso, anche se in realtà la taglia è troppo grossa, per cui ho fatto un po' una stupidaggine. L'ho provata con una maglia un po' spessa sotto e non ho pensato appunto al fatto che forse era meglio prendere la taglia inferiore, cioè la taglia più piccola, e quindi niente. Adesso lo vedrete poi quando lo vedrete indossato. Questo blazer è veramente grosso sulle spalle. Comunque, il blazer in questione è questo qua, che so che vi ha fatto impazzire quando l'ho postato su Instagram. In realtà ero indecisa tra questo e l'altra fantasia, quella sullo scuro. Alla fine ho deciso per questo, semplicemente perché mi piaceva un sacco, messa addosso era veramente carino. E tra l'altro, scusatemi, è tutto stropicciato proprio perché era dentro questo sacchettino. E allora, il prezzo purtroppo è stato tolto, non mi ricordo assolutamente, scusate, devo cacciare il mio gattino prima che inizi a farsi le unghie sulla giacca in tweed. Non mi ricordo assolutamente quale fosse il prezzo, però come vedete ho sbagliato in pieno, ho ciccato proprio la taglia, ho preso la taglia L. In realtà io sono taglia M di Zara, non mi chiedete perché io abbia preso la L. E questo è il codice, insomma, vi servisse il codice per acquistarlo, questo è. E niente, quindi adesso veramente sto sperando di riuscire a cambiarlo con la mia taglia, nella speranza appunto che ci sia ancora disponibile, perché sennò veramente taglia L è veramente grosso, quindi non so bene cosa farmene. E niente, quindi questo era il primo acquisto, veramente carino, quindi se vi piace come modello, vi piacciono i blazer, prendetelo perché è veramente carino. Il tweed, sapete, il tweed di Zara non è eccelso, però questo qua secondo me è fatto abbastanza bene, insomma, devo dire che è fatto bene. Poi, l'altra cosa che vi faccio vedere, devo spostarvi sta la videocamera un pochino più in là perché lo indosso in questo momento, aspettate, ecco qua. Allora, sono questi shorts, che aspettate, magari mi allontano ancora un pelino, eccoli qua, sono degli shorts che ho preso su Nun, che è un sito web arabo, dove si trova spesso il marchio Mango scontatissimo, e ci tenevo proprio ad avere un paio di shorts di questo genere qui, sono veramente carini. Ho preso anche questi, la taglia M, e tenete conto che li ho pagati praticamente niente, perché li ho pagati 75 SAR, che sono 13 euro più o meno, quindi non li ho pagati tanto, quindi sono proprio soddisfatta dell'acquisto. Se riesco magari vi faccio vedere anche un look col blazer e con questi shorts, perché secondo me ci sta bene anche questo blazer con gli shorts. E poi l'ultimo acquisto, ve l'ho detto che sarebbe stato un video estremamente rapido, l'ultimo acquisto che ho fatto l'ho fatto su un altro sito arabo. Vi ho detto appunto che qui sono iniziati i saldi del Black Friday un pochino in anticipo. Questo sito si chiama Voga Closet, e praticamente ha tutta una serie di marchi, tra cui anche Mango, anche qualcosa forse di Ted Baker, eccetera, e ha anche questo marchio francese, che è uno dei pochi che io riesco a trovare qui, che ha delle scarpe un po' decenti, che siano comode e di pelle, fatte un po' bene. E quando ho preso questo paio di scarpe, avevano il 30%, quindi l'ho presa appunto col 30%. Non mi ricordo il prezzo, però ve lo dico a grandi linee. Comunque, il marchio in questione
e questo qua si chiama La Redoute Collection, è un marchio appunto francese, quindi se siete mai andati in Francia lo trovate praticamente ovunque. E ho acquistato questo stivaletto di cui, ragazze, mi sono innamorata, è bellissimo, è uno stivaletto in stile anfibio, però allora io non sono una grande fan dei Dr. Martens e soprattutto li trovo un po' troppo chunky e so che sono scomodissimi. Io non so perché queste scarpe vanno tantissimo, ce l'ha chiunque, io tutte le persone con cui parlo mi dicono che sono strascomode e che fanno male ai piedi, per cui io che ho i piedi un po' sensibili a queste cose qua devo veramente starci attenta, ho deciso, lascio perdere Dr. Martens, quindi ho preso queste qua che tra l'altro ho già usato, quindi perdonatemi, sono un po' sporchi. Sono fatti in questo modo, hanno davanti i laccetti e questa parte qui con queste, diciamo, chiamiamole borchettine dorate, e poi in realtà questo rimane chiuso e potete usare la cerniera laterale per metterle e toglierle, quindi sono in pelle martellata, quindi si vede che appunto è pelle martellata. Ho preso il 39, io di solito dei marchi francesi prendo comunque il 39 che è il mio numero, però veste sempre leggermente stretto, quindi devono smollarsi un po', questi sono già smollati nell'arco del primo giorno che li ho indossati, si sono già smollati, e li ho pagati mi pare 350 SAR più o meno, una cosa di questo genere, che sono più o meno 60-70 euro, quindi non li ho strapagati e devo dire che sono veramente comodi. Quindi se siete alla ricerca di un paio di anfibi carini, che non costano carissimo e di qualità, vi consiglio questi perché sono veramente stracomodi. Non so se l'avete visto, ma praticamente negli ultimi giorni che sono andata in ufficio ho sempre indossato questi, e tra l'altro fossi in Italia e potessi, diciamo, andare in giro con le gambe scoperte, li utilizzerei probabilmente o con gli shorts che ho indosso in questo momento, oppure con magari anche vestitini un pochino morbidi, floreali per dire, una giacca di pelle, e questi sotto senza calze secondo me stanno da Dio. Infatti adesso magari vi lascio brevemente a questo video lookbook, chiamiamolo così, in cui vi faccio vedere un paio di idee su come indossare queste cose appunto che ho acquistato. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Allora, eccomi qua col primo outfit. Allora, il primo outfit che mi vedete è praticamente quello che avevo indosso prima, quando stavo registrando il video. Allora, ho questa camicetta di Mango, che tra l'altro mi piace un sacco, a questi volant qui, i bottoncini, e poi l'ho indossata con questo shorts, che è quello appunto sempre di Mango che ho preso adesso col Black Friday, e poi sotto ci ho messo lo stivaletto della Redoute Collection, che mi piace veramente un sacco, veramente stracomodo, forse un po' caldo per la temperatura che c'è qua adesso, ma non mi importa assolutamente. Poi ho messo la Stella McCartney, che secondo me con questo look ci sta molto bene, fa un pochino stile roccheggiante, diciamo. Poi ho orecchini, questi qua che sono di Anna Luisa, anelli, questi qua, questo qua è di Artigianato di Lusso Bijou, bracciale di Cézanne, poi dall'altra, aspettate, questo anello, che anche questo è di Anna Luisa, e vabbè, lo adoro. Vediamo se riesce a mettere a fuoco, ragazzi, dai, ce la possiamo fare, eccolo qua, questo è l'anello, mi piace veramente un sacco. E niente, quindi questo è il look, il primo look. Allora, eccomi con il secondo outfit. Allora, secondo outfit utilizzo il blazer, questo qua di Zara, che come vedete è leggermente largo nelle spalle, credo si veda perché sono abbastanza abbondanti. L'ho abbinato con, ci ho messo sulla sfila di Chanel, sotto un toppino, tenete conto che è un toppino a maniche, scusate, senza maniche, quindi un proprio un top. Lo shorts, quello che avevo prima, lo stivaletto, e poi ho messo su la chanellina. E i gioielli sono gli stessi, quindi ho tenuto di nuovo su gli orecchini di Anna Luisa, l'anello di Anna Luisa, bracciali e anelli sono esattamente gli stessi che ho tenuto su prima. E quindi questo è il secondo outfit. Questo forse tra tutti è il look che preferisco. Allora, indosso questo biker, che è di Topshop se non sbaglio, l'ho comprato diversi anni fa. Questo vestitino, che è di Zazzazu Concept Store, questo è di Motel se non sbaglio, lo adoro, mi piace un sacco, è veramente uno dei miei vestitini preferiti da tutti i giorni, ha le balze sotto, è veramente carina anche la fantasia perché ha questi pois, diciamo, asimmetrici, e poi ha dei cuoricini sul rosto, e secondo me sta veramente da Dio messo con questo stivaletto. E come accessorio ho tenuto sugli stessi, quindi gli orecchini sono di nuovo quelli di Anna Luisa, bracciali lo stesso, eccetera, ho tenuto su la chanellina e niente, quindi questo outfit forse è il mio preferito in assoluto tra tutti quelli che vi faccio vedere in questo breve video lookbook, diciamo. E niente, fatemi sapere qual è il vostro preferito.